Ebbene sì, questo non è uno smartwatch, ma come potete vedere è l'Amazon Echo Show di seconda generazione. Questo è un canale che rimane specializzato sugli smartwatch, ma ho voluto fare una piccola fuga perché, devo dirlo, questo dispositivo mi è proprio piaciuto e quindi voglio darvi le mie impressioni di utilizzo. Andiamo a provarlo subito. Questo è l'imballo che ci aspetta se decidiamo di comprare un Echo Show di seconda generazione, abbastanza voluminoso, sicuramente più voluminoso rispetto alle confezioni a cui siamo abituati. Io sono abituato per quanto riguarda gli smartwatch, ma bando alle ciance, lo mettiamo da parte e andiamo a prendere il nostro bestiolino, perché di bestiolino si tratta. Come vedete, è un oggetto di dimensioni direi importanti. Io vi ho fatto una slide con le caratteristiche tecniche principali in modo che non perdiamo tempo ad elencarle tutte. Quelle più importanti sono: 1. Le dimensioni. Stiamo parlando di un tablet sostanzialmente, uno schermo di 10,1 pollici con una camera da 5 megapixel. Dimensioni sono 24,6 mm x 17,4 mm. Per una profondità di 10,7 mm. E la profondità è una delle cose più importanti, proprio perché è importante tutto l'armamentario di casse che si porta dietro questo Echo Show. Altra caratteristica importante, il peso. Non stiamo parlando di un peso piuma, ma stiamo parlando di un dispositivo che pesa quasi 1,8 kg, per la precisione 1765 grammi. Ultima nota da sottolineare per le sue caratteristiche: se voi vedete qui sopra, nella parte immediatamente superiore, vedete che vi sono alcuni tasti fisici, non touch. Questo tasto serve per evitare che, e lo schiacciamo, evitare che Alexa parta subito nel momento in cui voi appunto nominate il comando Alexa, e questi due, il più e il meno, sono i tasti per il volume. I fuorilini che vedete sono tre degli 8 microfoni che ha questo dispositivo. Qui davanti vedete la videocamera con una risoluzione di 5 megapixel. Interfaccia a cui si accede facendo uno swipe dal lato verso il basso. Qui potete settare varie impostazioni. Potete tornare cliccando alla home, oppure potete settare la sveglia, ok? Potete cliccando qui sopra aggiungi sveglia. Potete andare a controllare le lampadine e le stanze che avete mappato attraverso il vostro dispositivo. Come vedete, io ho 3 camere, cucina, salotto e camera Kika, dove Kika sarebbe mia figlia, e poi i dispositivi che sono, tra virgolette, linkati, attaccati con Amazon Alexa. In questo caso ho un calorifero che è attaccato ad una presa intelligente e ho 2 lampadine, una lampadina IKEA e una lampadina Philips Hue. Uno dei vantaggi di avere una interfaccia visiva, oltre che attraverso solo l'udito, è proprio che voi potete andare a controllare le prese domotiche, le lampadine o i vari dispositivi domotici andando a cliccare, andando a settarli direttamente dallo schermo. Andiamo avanti nella nostra interfaccia. Qui vi sono le varie routine. Voi potete impostare delle routine, ovvero sia, potete chiedere ad Alexa che, se gli andate a dire qualcosa, Alexa vi risponderà una frase specifica oppure farà delle azioni specifiche. Una routine veramente banale è Alexa buonanotte. Con Alexa buonanotte io ho fatto in modo che Alexa spenga tutte le luci di casa. Oppure potete anche impostare routine più divertenti. Se avete bambini in casa, io per esempio ho una bambina di 4 anni, potete settare una routine tale per cui, Certo, Kika è la più bella di tutte. tale per cui, se voi dite la parola Alexa saluta Kika, lei risponde. Certo, Kika è la più bella di tutte. Queste sono stupidaggini, ma proprio per darvi una panoramica di quello che possono fare le routine. Andiamo poi invece nel tab delle impostazioni vere e proprie. Nel tab delle impostazioni voi potete andare a impostare tutto, quindi Bluetooth per connettere i dispositivi, la rete, potete andare anche a settare cosa volete, come volete impostare lo sfondo della home. Lo sfondo della home può essere impostato o con fotografie predefinite o che voi selezionate, oppure andando a selezionare le fotografie che voi avete in Amazon Photo, in modo che
questo dispositivo vi faccia un po' anche da cornice digitale. Potete andare a settare l'orologio sulle 24 ore, poi il tema dello schermo, come effettuare la presentazione delle fotografie, la luminosità, una luminosità che può essere regolabile perché ha anche un sensore di luminosità, il non disturbare. Non disturbare è molto importante e lo potete settare anche da qua. Vedete, con il non disturbare semplicemente Alexa non vi passerà chiamate e quindi farà e spegnerà lo schermo e lo metterà in questa modalità notturna. Per deselezionare il non disturbare potete andare semplicemente a cliccare di nuovo questa impostazione, oppure il non disturbare, come potete vedere, io l'ho programmato in modo che inizi alle 23 e che termini alle 7 del mattino. Andiamo avanti. C'è la tab comunicazione, dove potete settare di avere una suoneria per le chiamate in entrata, e poi vi sono le varie opzioni del dispositivo, dove potete andare a decidere che lingua, la parola di attivazione, perché vi ricordo che la parola di attivazione può essere Alexa, ma può essere anche una di queste altre tre: Amazon, computer oppure Echo. Quindi tante impostazioni, e con la possibilità per l'appunto di impostare il dispositivo o da qua oppure dall'applicazione Alexa, che è un'applicazione disponibile sia sull'App Store che sull'Android Store. Ora abbiamo visto quindi come si imposta questo dispositivo, e a questo punto andiamo a fare una vera e propria prova su strada. Iniziamo con una prova audio, perché da questo punto di vista Alexa Echo Show di seconda generazione dovrebbe veramente garantire una bella qualità del suono. Adesso lui è partito, ma facciamo finta di niente. Farò partire una canzone, Another One Bites the Dust, che ha dei bassi molto molto potenti. Farò partire prima il dispositivo di Amazon, poi quello di Google, inizialmente al 50% e poi li porterò al 100%. Iniziamo questa prova. Alexa, suona Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust, di Queen, da Amazon Music. Questo è il 50%. Vado al 100 adesso. Ok, allora l'audio è veramente tanto tanto importante, fortissimo, e i bassi ci sono tutti proprio per le dimensioni di questo Echo Show. Adesso facciamo la comparazione con Google e vediamo invece come se la cava Google. Ok Google, suona Another One Bites the Dust. Ok, metto Another One Bites the Dust di Queen su Spotify. Anche qui siamo al 50%. Adesso andiamo al 100. Allora, prima conclusione, e non poteva essere altrimenti, Echo Show di seconda generazione vince a mani basse, ma ripeto, non poteva essere altrimenti. Google Home, secondo me, se la cava egregiamente, viste le dimensioni esigue rispetto al dispositivo di Amazon, ma chiaramente i bassi sono tutt'altra cosa. Chiederò al dispositivo di Amazon di suonare, per esempio, una canzone dei Maneskin, Torna a casa, prima da Music Unlimited e poi da Spotify, e vedrete cosa succede. Facciamo questa prova. Alexa, suona Torna a casa dei Maneskin da Amazon Unlimited. Torna a casa di Maneskin, inizia ora da Amazon Music. Abbassato un po'. Alexa, stop. Avete visto che
da Amazon lo riproduce tranquillamente. Adesso proviamo a farglielo riprodurre da Spotify e vedrete cosa succede. Alexa, suona Torna a casa dei Maneskin da Spotify. Non trovo Torna a casa di Maneskin su Spotify. Ecco, questo è uno dei tanti casi. Ci sono parecchie canzoni, non è solamente questo il caso, che vengono riprodotti da Amazon Music Unlimited, ma non vengono riprodotti se avete un account Spotify. Facciamo un'altra prova, l'ultima canzone della Loredana Bertè. Alexa, suona Cosa vuoi da me di Loredana Bertè. Ecco Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè da Amazon Music. Alexa, stop. Avete visto? Qui addirittura mi ha corretto in automatico il titolo, che è Cosa ti aspetti da me, non Cosa vuoi da me. Facciamo la stessa cosa chiedendogli di suonare questa canzone da Spotify. Alexa, suona Cosa vuoi da me di Loredana Bertè da Spotify. Non trovo Cosa vuoi da me di Loredana Bertè Spotify. Alexa, suona Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè da Spotify. Non trovo Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè Spotify. Ecco, come vedete, questa è forse la cosa che meno mi è piaciuta del dispositivo di Amazon, perché vi è un'integrazione ancora, direi, scarsa con Spotify, che è il servizio di streaming più diffuso al mondo. Ora, sul forum di Amazon l'assistenza dice che ci stanno lavorando. Io dico che a pensar male si fa peccato, ma delle volte ci si azzecca. Nel senso che mi sembra questa un'azione abbastanza premeditata da parte di Amazon per far migrare gli utenti da Spotify al servizio di Amazon Music Unlimited, che non sarebbe nemmeno male. Peccato per due cose: che la libreria di Spotify è sicuramente più fornita di quella di Amazon Music Unlimited e soprattutto che Spotify è multipiattaforma nel vero senso della parola. Voi potete utilizzare Spotify anche con Apple CarPlay piuttosto che con Android Auto, quindi nei sistemi di infotainment delle vostre macchine, collegando semplicemente lo smartphone, cosa che non potete fare con Amazon Music Unlimited. Io spero veramente che in Amazon risolvano questa cosa, perché è abbastanza fastidiosa e soprattutto fa pensare male, fa pensare che Amazon lo stia facendo apposta. Andiamo adesso sui risultati calcistici. Alexa, mi dici il risultato della Juventus nell'ultima partita? Il 12 marzo la Juventus ha vinto contro l'Atletico Madrid 3-0. La prossima partita della Juventus, Alexa, stop. Si giocherà... Ok Google, dimmi il risultato della Juventus nell'ultima partita. Martedì scorso la Juventus ha giocato con l'Atletico Madrid vincendo 3-0. Ok, qui direi che è un pareggio, nel senso che sia Google che il dispositivo di Amazon rispondono correttamente. Carino l'integrazione in Amazon della guida TV, che è integrata grazie alle skill. Alexa, cosa fanno stasera in TV? Su Rai 1, Chi m'ha visto, su Rai 2, NCIS Los Angeles, su Rai 3, Le parole Alexa, della settimana. Stop. Ok Google. Ok, alla prossima. Ok Google. Giocherà la... Cosa fanno stasera in TV? Mi dispiace, non ho capito. Ok Google. Cosa fanno questa sera in TV? Mi dispiace, al momento non so come aiutarti. Ecco, come vedete, questo è un punto a favore di Alexa. L'integrazione, il punto a favore di Alexa qua è la grande disponibilità di skill. Ce ne sono una miriade, tante anche inutili, ma collegando queste skill voi potete far fare ad Alexa le cose che più vi aggradano. Per esempio c'è la skill della guida TV e voi potete chiedere ad Alexa cosa fanno in TV e lei ve lo fa vedere. Vi fa vedere però i canali free to air e non vi fa vedere per esempio Sky. Facciamo una prova. Alexa, cosa fanno su Sky questa sera? Non hai abilitato nessuna skill video per poterlo fare. Scegliene una per iniziare. Alexa, stop. Andiamo a vedere adesso invece l'integrazione con Prime Video e con il Marketplace. Alexa, fammi vedere The Grand Tour su Prime Video. Ecco The Grand Tour stagione 3 episodio 7.
posso consigli interessanti, tipo questo: se i genitori dicessero ai figli di guardare l'orizzonte, lui va a riprodurre The Grand Tour direttamente da Prime Video. Alexa, stop. Ora, io non la ritengo un'applicazione utilissima, perché questo è un tablet di 10 pollici con una qualità video discreta, perché stiamo parlando di un HD e non di un Full HD, ed è un dispositivo questo che va sulla mensola, non va sulle ginocchia per guardare video, non è che ve lo potete portare ovunque, quindi carina questa funzionalità, integrazione con Prime Video, ma lascia abbastanza il tempo che trova. Vediamo invece adesso la capacità che ha Alexa di ordinare direttamente dallo store. Alexa, ordina hard disk. Ricerca in corso. Ecco i migliori risultati per hard disk. In base alla tua cronologia ordini, ho trovato Western Digital Elements Portable Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, 1 terabit. Costa €48,95. E altro? Alexa, aggiungi il numero 2 al carrello. L'ho aggiunto al carrello. Alexa, acquista il numero 2. Un momento. Ecco i migliori risultati per numero 2. Cangoio rosa oro decorazione. Alexa, stop. Ecco, come vedete c'è ancora da lavorare sull'integrazione con il marketplace. Non è male, ma delle volte fa casini, perché io volevo acquistare il numero 2 e invece mi ha fatto vedere tutte altre cose con il numero 2. Diciamo che in un'altra occasione devo dire che mi ha acquistato molto velocemente una cosa che io non volevo acquistare, ma stavo facendo una prova, però poi in maniera automatica tramite la voce mi ha annullato l'ordine. Quindi anche l'integrazione può diventare una feature abbastanza interessante. Il bello di Alexa è che vi legge i libri che avete acquistato sui vostri dispositivi Kindle da Amazon. Alexa, leggimi un libro da Kindle. Riprendo il tuo libro più recente, Amo lavarmi i denti Italia and the Time Collection. Sempre qui ad aiutarti. E così Jimmy e Lea diventarono amici. Da quel giorno, si vedono sempre 2 volte al giorno per proteggere i denti di Jimmy e aiutarli a crescere sani e robusti. Tu residi al free audiobook e lo ritrovi. Alexa, stop. Diciamo che la pronuncia non è il massimo, ma è comunque apprezzabile il tentativo ed è apprezzabile anche il possibile sviluppo di questa capacità. Facciamo adesso una prova umorismo. Ok Google, raccontami una barzelletta. Ecco, qual è il colmo per un internauta? Accedere al portale aprendo una finestra. Alexa, raccontami una barzelletta. A Natale mia madre fa sempre il tacchino. È una grande imitatrice. Sì, ecco, direi che dal punto di vista dello humor ci sono cose da migliorare, ma vabbè, lasciamo stare. Proviamo adesso a vedere come se la cava con il traffico. Alexa, che traffico c'è oggi a Milano? Al momento non c'è traffico verso Milano. Il percorso più veloce richiede circa 23 minuti passando per via Nicola Antonio Porpora e via Luigi Settembrini. Ecco, in questo caso io mi chiedo quale sia il percorso più veloce, perché io le ho chiesto del traffico e non le ho chiesto di andare da nessuna parte. Adesso vediamo cosa fa se le chiedo di andare da qualche parte. Alexa, qual è la strada più breve per andare a Torino? Torino dista 146,9 km in alto. Alexa, che traffico c'è per andare a Torino? Al momento il traffico verso Torino è molto scarso. Il percorso più veloce richiede circa 1 ora e 51 minuti passando per A52 A4. Perfetto, come vedete lui mi dà i vari percorsi, peccato che però che non succeda nulla se io vado provo a cliccare qui o qua sopra, il che con un dispositivo dotato di schermo io mi sarei aspettato che cliccando per l'appunto su uno dei due percorsi suggeriti di vedere una mappa, e invece questo non succede. Ora vi chiederete perché stiamo vedendo una lampada. Stiamo vedendo una lampada perché all'interno di questa chiamiamola abat-jour gigante
lampada a stelo, vi è una lampadina Philips Hue. Le lampadine Philips Hue funzionano con un loro gateway, ma qui sta il bello di Alexa. Alexa ha un gateway integrato Zigbee, con un protocollo Zigbee, e tutte le lampadine come Philips Hue o gli altri dispositivi di domotica che sono compatibili con questo protocollo non hanno bisogno di altri gateway e quindi funzionano naturalmente con Alexa. Quindi basta dare il comando, montare la lampadina, far ricercare il dispositivo ad Alexa, lei ve lo trova e poi lo potete comandare. Facciamo una prova. Alexa, accendi la luce. Alexa, imposta la luce al 50%. Alexa, imposta la luce al 100%. Alexa, spegni la luce. Ecco. Scusatemi per l'infima qualità video, ma questo per farvi capire il funzionamento. Google non funziona con questo tipo di luce perché ha bisogno di un gateway, ha bisogno del gateway delle Philips Hue. Infatti se io dico, ok Google, accendi la luce. Mi dispiace, non so come aiutarti. Quindi questo è un grande vantaggio di Alexa, ed è un grande vantaggio di Alexa perché funziona non solamente con le lampadine Philips Hue, ma funziona per esempio anche con le lampadine intelligenti che voi potete andare a comprare all'IKEA. L'accoppiamento è un po' difficoltoso, ma alla fine ci sono riuscito e quindi voi attraverso Alexa potete comandare anche quelle. Proviamo a vedere adesso come funziona quando qualcuno da fuori attraverso un telefono chiama direttamente l'Echo Show che avete in casa, e vedrete che funziona sostanzialmente come una videocamera remota. Sara vuole parlare con te. È Sara. Ciao. Come mi senti? Buongiorno. Mi senti bene? Sì, sì, benissimo. Voi siete ancora al parco? Siamo ancora al parco, ma presto torneremo. Va bene, allora vedo di finire subito le registrazioni. Ottima idea. Ciao. Buona registrazione. Ciao, ciao. A questo dispositivo voi potete connettervi come se fosse una sorta di videocamera, quindi dal vostro cellulare in automatico potete vedere attraverso la videocamera frontale cosa sta succedendo a casa vostra. Facciamo una prova. Voi nell'applicazione che avete sul telefono dovete andare su drop-in, cliccare sul vostro dispositivo e poi in automatico si collega. Io qua ho tolto il volume perché altrimenti ci sarebbe un riverbero che farebbe casino. Qualche secondo e vediamo cosa succede. Eccoci qua. Questo sono io. Ecco. E là invece vedete l'immagine del mio soggiorno. Quindi vi collegate, non c'è bisogno che nessuno vi dia l'autorizzazione per... diminuiamo il volume qui. Nessuno che vi dia l'autorizzazione per rispondere, voi vi collegate in automatico e quindi vedete quello che sta succedendo in casa vostra. Direi che è un dispositivo assolutamente comodo e che per l'appunto può fungere anche come videocamera remota, però non ha la visione infrarossi, quindi durante le ore notturne con più buio è un po' inservibile, serve a poco, serve invece una telecamera normale. E quindi mi è piaciuto questo Amazon Echo Show di seconda generazione? Direi proprio di sì. Iniziamo col dire che non costa poco, perché siamo su un range di 229 euro, che non è propriamente un dispositivo economico. Perché mi è piaciuto? Prima di tutto la qualità audio, veramente incredibile, una grande potenza sonora, dei bassi che in certe circostanze fanno muovere il dispositivo stesso, e quindi se avete una stanza medio grande, se vi piace la musica e se avete un abbonamento Music Unlimited oppure Spotify Premium, beh, devo dire che questo è veramente il dispositivo che può fare per voi.
Cos'altro mi è piaciuto? Mi è piaciuto due cose. La prima, la possibilità di avere un'interfaccia touch, quindi la possibilità di poter interagire con il dispositivo non solamente con la voce, ma anche con la vista, ma anche con le dita. E questo porta a tanti ambiti di utilizzo a cui uno non pensa. Potete avere sott'occhio, per esempio, lo status dei vostri dispositivi domotici. Potete chiedere al dispositivo di far passare in rassegna le fotografie delle vostre vacanze. Potete settare la home in modo che vi dia informazioni visive su quelli che sono i contenuti per voi interessanti. Terza cosa che mi è piaciuta sono le skill. Ve ne sono un'infinità e a mio parere le skill sono proprio quella cosa che danno ad Alexa una maggiore potenzialità in futuro rispetto a Google Home. Un ultimo aspetto che mi è piaciuto di questo dispositivo è che ha un hub Zigbee integrato. Questo vuol dire che tutti i dispositivi domotici, lampadine, tapparelle, interruttori che dialogano con questo protocollo, allora possono anche essere integrati con Alexa senza bisogno di un hub proprietario. Cosa non mi è piaciuto? Due cose non mi sono piaciute. La prima, che non dovrebbe neanche essere nel non mi è piaciuto: Alexa è più acerba rispetto a Google Home. Alcuni comandi Google Home li capisce e Alexa no, ma questo penso che sia solamente una questione di tempo, di aggiornamenti software e di apprendimento proprio di quella che a tutti gli effetti un'intelligenza artificiale sulla lingua italiana, che ricordiamolo è disponibile solamente da pochi mesi. L'unica cosa che veramente non mi è piaciuta di Alexa riguarda la sua integrazione con servizi di streaming musicale che non siano Amazon Music. L'avete visto, mi riferisco all'integrazione con Spotify Premium. Alexa non riconosce molte canzoni che invece in Amazon Music Unlimited vengono riconosciute. Che dirvi, lo consiglio a tutte quelle persone che amano ascoltare musica, che la vogliono ascoltare con una buona barra ottima qualità, che vogliono collocare questo dispositivo in una stanza di medie barra grandi dimensioni e che naturalmente amano smanettare con la domotica. Queste persone devono essere anche un po' pazienti, perché Alexa è ancora un po' più acerba di Google, ma credo che sia veramente questione di tempo. Personalmente avevo un Google Home, l'ho messo in vendita, anzi chi fosse interessato mi contatti, e ho deciso di tenere Alexa nel mio soggiorno. Spero che questa recensione vi sia stata utile, mettete un like se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima video recensione, che è un altro smartwatch, quindi torniamo al classico, sarà il Galaxy Watch Active. Grazie mille e ciao a tutti!